Prova, 1, 2, 3, prova. Ciao amici e bentornati sul mio canale. Nelle ultime settimane è uscito un nuovo prodotto che secondo me non è passato inosservato e non può passare inosservato, specialmente per chi si occupa di marketing. Come avrete intuito dal titolo, sto parlando degli occhiali in collaborazione tra Ray-Ban e Facebook. All'interno di questo video parleremo proprio degli aspetti di marketing che ci sono dietro al device in sé e dietro alla collaborazione fra due brand così importanti come Ray-Ban e Facebook. Io sono Vittorio, nella vita mi occupo di marketing e qui su YouTube condivido video proprio su questo tema e sui temi della crescita professionale, condividendo principalmente quella che è la mia esperienza e il mio punto di vista. Se ti piacciono questo genere di contenuti ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina. Se poi vuoi seguirmi in quello che faccio day by day, ti invito a seguirmi su Instagram. Ed infine ti comunico che questo video è suddiviso in paragrafi, quindi se vuoi saltare da un argomento all'altro puoi trovare questi paragrafi all'interno della timeline oppure nella descrizione qui sotto. Io ti consiglio di guardarlo fino alla fine, ma se proprio devi saltare, salta, sei libero di farlo. Adesso non perdiamo tempo, sigla e cominciamo. Ok, partiamo da una rapida descrizione del prodotto da un punto di vista proprio di aspetti tecnici e semplificando il tutto per ciò che ci interessa a noi relativamente a quello di cui parlerò nel video. Essenzialmente si tratta di un paio di occhiali normalissimi da sole che però ai lati delle lenti, diciamo sopra le asticelle, hanno due telecamere che possono essere azionate per scattare foto o video in formato verticale semplicemente premendo un tasto. Queste foto e questi video ovviamente sono utilizzati principalmente poi per pubblicare delle storie su Instagram, Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera. Il primo aspetto che secondo me è fondamentale è quello del bisogno di mercato. Infatti la mossa secondo me geniale che hanno fatto le due aziende è stata quella di intercettare un bisogno che è probabilmente latente, probabilmente inespresso, ma comunque è presente nei consumatori. Infatti quante volte ci è capitato di voler realizzare delle storie da pubblicare su Instagram ma non essere nella condizione di poterlo fare? Per esempio immaginiamo alla guida, disclaimer, non pubblicate storie alla guida e non utilizzate il telefono. Però quante volte ci è capitato di voler riprendere una situazione da condividere successivamente in un social, appunto come in auto, oppure anche mentre sei a fare aperitivo con un tuo amico, ma il tempo che esci il telefono e riprendi la cosa buffa che sta facendo, quel tuo amico ha già smesso di farla. Bene, in questo caso secondo me i Google Glasses possono effettivamente soddisfare un bisogno forse stupido e infantile, ma comunque qualcosa che è presente nel mercato. Il secondo aspetto è quello dell'user experience. Che cosa voglio dire? Questi occhiali sono stati paragonati principalmente con altri occhiali che sono i Google Glasses, che avevano delle funzioni totalmente diverse, ma essenzialmente erano anche questi degli occhiali tecnologicamente avanzati. La differenza è che Facebook e Luxottica hanno realizzato un prodotto intanto molto più semplice degli occhiali di Google, ma soprattutto che indossato da una persona non la fa sembrare un cyborg, una persona venuta da Ritorno al Futuro, ma semplicemente una persona che sta indossando dei normalissimi occhiali da sole, tant'è vero che le due telecamere sì, sono visibili, ma comunque solamente di fronte ad un occhio attento. E questa cosa è fondamentale perché gli occhiali sono comunque un oggetto di moda e qualcosa che non passa inosservato, non sono come l'ultimo modello di telefonino, è qualcosa appunto che tu indossi e che non ti deve fare sembrare quello strano del gruppo, non ti deve fare guardare come quello là strambo e che vuole fare a tutti i costi l'alternativo oppure il nerd. Insomma, deve essere qualcosa che non ti compromette la tua reputazione sociale. E in questo Facebook e Luxottica ci hanno azzeccato di brutto. Tra l'altro, introducendo questa funzione, ovvero quella delle fotocamere, in un modello già iconico che è già di moda, è semplicemente la possibilità di fare le storie, rappresenta solamente un upgrade di qualcosa che è già super utilizzato e super venduto. E questo è un punto di vantaggio, appunto perché il modello in questione già va alla grande nel mercato. Infine, un aspetto secondo me importante da sottolineare è quello della collaborazione fra i due brand. Mi spiego meglio. Finora il paradigma che veniva utilizzato quasi sempre nel mondo dell'occhialeria è che c'era una grande azienda produttrice di occhiali come Luxottica, come in questo caso perché Ray-Ban appartiene a Luxottica, che andava da un marchio del fashion e della moda tipo Fendi, Chanel, eccetera, eccetera,
gli proponeva di realizzare insieme degli occhiali. Quando tu vai a comprare gli occhiali Chanel, non ti interessa sapere che sono prodotti da Luxottica, e quindi è una collaborazione tra due aziende, dove però è uno essenzialmente il brand che spicca, Chanel. In questo caso invece sono due i brand che spiccano, Chanel e Facebook. E questo era un paradigma che tendenzialmente non era mai stato visto, comunque non era particolarmente diffuso. E sarà interessante a questo punto vedere quali saranno i passi successivi anche da parte di altre aziende. Il main competitor di Luxottica, che è Safilo, per intenderci il proprietario del marchio Carrera. Bisognerà vedere anche se realizzerà anche lui delle partnership di tipo più tecnologico con altri brand, per esempio TikTok, possiamo immaginare, oppure altri social che in questo momento non ho in mente. Bene, queste erano le riflessioni che ho voluto fare di fronte a questa nuova uscita di questo prodotto. Io vi invito a farmi sapere anche voi cosa ne pensate e a seguirmi in tutti gli altri contenuti. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima e ciao!